abbiamo un impegno grande verso il pianeta e verso le persone, e questo si connota con la propria responsabilità, prima di tutto imprenditoriale e poi personale. La parte umana è la chiave nell'eseguire il progetto di sostenibilità. Un'altra moda è possibile, o meglio, è realmente sostenibile. Molte volte viene utilizzato il nome sostenibilità più come greenwashing, cioè come una finta sostenibilità rispetto alla vera sostenibilità, che implica parecchio lavoro, parecchi investimenti e parecchi dati raccolti. In uno dei principali distretti italiani del tessile, quello di Prato, ci sono aziende che hanno scelto di essere formate e guidate verso questo cambiamento, grazie al progetto nato nel 2013, For Sustainability. Accompagniamo l'impresa nella realizzazione di quelle che possiamo definire delle best practices per ottimizzare, diciamo, le performance di sostenibilità, e alla fine andiamo a misurarle per renderle visibili in una piattaforma digitale di raccolta dati che dia appunto quel valore concreto di sostenibilità all'interlocutore. L'innovazione delle macchine e i dati scientifici sono sinonimo qui di un investimento imprenditoriale che garantisca, prima di tutto, la sicurezza sul lavoro e l'occupazione. Noi abbiamo bisogno di avere un luogo di lavoro sicuro. È proprio un passaggio culturale fondamentale che parte dalla testa dell'imprenditore e riesce a trasferirlo a tutti i suoi dipendenti e collaboratori. Un grandissimo lavoro nel cercare una chimica che ha un impatto basso, con prodotti che sì, costano di più, sono più difficili da utilizzare, ma è un impegno etico nel cercare di impattare quanto meno possibile. Questa macchina permette di tingere a freddo. È sostenibile perché usiamo coloranti che rispettano tutti i parametri delle varie normative. Sostenibilità significa quindi anche nuove figure professionali. Il chemical manager è quello che ha il compito, diciamo, di trovare i prodotti che sono più sostenibili e ecologici. Rispetto ai coloranti che avevamo prima, le differenze di tono, poi niente, vengono analizzati dai laboratori che ci garantiscono il fatto che siano comunque sostenibili. Oggi sono 180 le imprese italiane che hanno scelto la strada del progetto di sostenibilità. Biella, Como, ci sono i distretti della pelle, quindi sia quelli toscani che quelli veneti, con l'obiettivo di cominciare a vedere la differenza. Buongiorno e ben ritrovati al nostro diario del sabato. Il nostro presidente del Consiglio è di sicuro il tecnico più ascoltato in Europa e tra i più influenti del mondo. Ma ora, per Mario Draghi, inizia la vera sfida: convincere gli italiani che dopo la tempesta può tornare il sereno. Cosa chiedono gli italiani a Mario Draghi? Li abbiamo ascoltati, guardate. Alla fine Draghi è rimasto a Palazzo Chigi. Meglio così, secondo lei? Per me sì, perché c'ha le palle. Era meglio al Quirinale o a Palazzo Chigi, Draghi? A casa sua. Anticipa! Niente Quirinale, alla fine Mario Draghi è rimasto a Palazzo Chigi. Ma adesso, gli italiani, cosa si aspettano dal Premier? C'è una cosa che vorrebbe che Draghi facesse? Sì, la riforma molto importante, andarsene. Ah, beh, allora, intanto le pensioni. La riforma delle pensioni sarebbe buono. Vorrei che fosse più sincero. Ma io vorrei che le persone venissero sensibilizzate nei confronti dell'ambiente, quindi l'ecologia. Il lavoro per i giovani, senz'altro. Deve fare qualcosa per i giovani, perché sennò è finita. E poi dopo potrebbe fare anche il Presidente della Repubblica. A Draghi chiedo di interessarsi anche agli ultimi. Da Mario Draghi chiedo di pensare per la scuola. E poi se fa qualche telefonata al sindaco, che fino adesso non abbiamo visto nessuna novità. Signor Draghi, io vorrei che lei
facesse in modo che tutti pagano le tasse, mettete dei controlli. A Draghi chiedo di pensare più all'Italia che all'Europa. A Draghi chiedo di non farsi condizionare troppo dai politici, ma farsi maggiormente condizionare da quello che sono i desideri del popolo italiano. La certezza che ho è che il centrodestra ragionerà e voterà compatto. Il nostro tratto distintivo è di muoverci all'unisono dall'inizio alla fine di questo percorso. No Mattarella. Mattarella ha ripetuto 18 volte. Però dall'aula viene un altro desiderio. Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio. Cassese l'ha incontrato. Non so dove abita il professor Cassese. Da domani tutti si prendano le loro responsabilità. Tenete i telefonini accesi perché sarà una notte di lavoro. Ampio raggio. Il ministro no, il presidente no, l'ambasciatore no, il giudice no. Elisabetta Casellati. Risposta no. Il centrodestra ha mantenuto la parola. Facciamo il conclave. Facciamo quello che vogliono. Sto lavorando perché ci sia un presidente donna. Ditemi voi se avete qualcuno da proporre. Pane acqua, pane salame, pane mortadella. Mi fanno un elenco di 5 nomi. Ho fatto 22 proposte, non ne andava bene una. Dopo 5 giorni in cui sono stato io a fare proposte. Chiudiamola qua, chiediamo il sacrificio al presidente Mattarella. La squadra rimane così. Sono contento di aver contribuito nel mio piccolo a chiudere questa partita. Centroestra è maggioranza relativa dei grandi elettori e quindi ha il dovere di presentare una proposta. Pertanto abbiamo chiesto a Silvio Berlusconi di sciogliere la sua riserva. Tutti alla corte di Silvio, come ai vecchi tempi, e assecondando la sua ambizione da Quirinale, gli giurano fedeltà. Grazie, non hanno ascoltata. Lei predicava unità, chiedeva unità. Ti fate passare? Intanto sabato, compleanno della Meloni, l'organo ufficiale del suo partito regala una lettura diversa. Sciogliere diventa scegliere una riserva nel titolo del Secolo d'Italia. E a proposito di riserva, Renzi dà l'ok del suo gruppo a votare un candidato del centrodestra che però non sia Berlusconi, troppo divisivo, e Conte insiste sulla necessità di una trattativa tra tutte le forze politiche per arrivare ad un nome condiviso. Rivolgeremo un appello alle forze di centrodestra perché non insistano su una candidatura di parte. Ma sabato è stato anche il giorno della direzione del Partito Democratico. Dovremmo decidere come comportarci se il centrodestra continuerà in questa scelta sbagliata di candidare il capo politico più divisivo che possa esserci. Penso che sia giusta la sottolineatura dell'esigenza di una tenuta anche del governo, ma dobbiamo anche essere consapevoli che a seconda delle scelte che saranno compiute questa tenuta sarà più o meno probabile. Il segretario lancia un appello al centrodestra per un candidato super partes. In caso contrario, insieme agli alleati, dice il PD potrebbe decidere di votare scheda bianca alle prime 3 votazioni. Lo dico anche in modo molto chiaro e molto esplicito, proteggendo la figura di Mario Draghi in questo momento. Essere in grado di far sì che la sua figura dia il meglio al nostro paese è fondamentale. A me piace il popolo della libertà. 18 novembre 2007, dal predellino della sua auto, Silvio Berlusconi rilancia il centrodestra, una coalizione che aveva già affrontato tante tempeste, la crisi di governo del 94, le inchieste e i processi, ma che troverà sempre nel Cavaliere il suo leader, anche nei momenti più difficili. Le fai da uomo politico nel partito e non da presidente della Camera. Quando nel 2018 Forza Italia non è più il primo partito e Berlusconi deve lasciare il passo al giovane Matteo Salvini, è comunque il vecchio leader, il garante dell'unità della coalizione. Mi raccomando, fate i bravi. Il piano si inclina solo quando il capitano si lascia ammaliare dalle sirene grilline, sale al governo da solo e l'ascesa di un centrodestra unito e unitario sembra naufragare. E non faremo parte di un governo guidato
5 Stelle per rispetto ai nostri elettori, alla nostra storia. Con l'arrivo di Draghi a Palazzo Chigi tutto cambia. Nasce il governo delle larghe intese, il centrodestra è spaccato e sbilanciato. Forza Italia e Lega dentro, Fratelli d'Italia fuori, ma è ancora la residenza romana del Cavaliere il quartier generale di un centrodestra unito, almeno in apparenza. Con la rinuncia di Berlusconi a correre per il Quirinale e il fallimento di Salvini nel ruolo di kingmaker, tutto cambia. Salvini prova a rilanciare la formula della federazione di centrodestra, guardando al partito repubblicano statunitense. Io ho da giudicare me stessa. E ho ottenuto la stessa posizione dall'inizio alla fine. Giudizi in politica, ringraziando Dio, prima o poi li danno e li daranno gli italiani. Una formula che già mesi fa convinceva poco gli alleati, figuriamoci ora. Cosa federiamo? Partiti sbarcati che fino a ieri non sono riusciti a parlarsi? E allora che cosa resta del centrodestra senza più il predellino di Berlusconi? Senza un nuovo collante rischia di essere solo un campo di guerra dove i due eredi del Cavaliere si sfidano all'ultimo voto. E per quello che mi riguarda, a livello parlamentare, il centrodestra non esiste più. Ministro, che clima ci sarà in questo primo Consiglio dei Ministri passo voto Quirinale? Io penso che sarà un ottimo clima e continueremo a lavorare, come sempre. Un rimpasto serve, ministro. Buona serata a tutti. Inizia con un lungo applauso a Mattarella, il primo Consiglio dei Ministri dopo la settimana di stop per l'elezione del Capo dello Stato. E Draghi prova a mettere il turbo. La volontà di lavorare non si è mai interrotta, il governo è sempre stato in azione. All'ordine del giorno la proroga di misure anti-Covid, mascherine all'aperto e chiusura di discoteche, ma Draghi accelera da 48 ore ai ministri per una ricognizione sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Mercoledì già convocato un nuovo consiglio. Non vedo all'orizzonte rimpasti o altre cose, vedo all'orizzonte la necessità di accelerare sulle cose che dobbiamo fare. Ma i contraccolpi delle trattative sul Quirinale ci sono, a partire dal centrodestra, con i partiti su posizioni molto distanti. Non sta a me dare pagelle a nessuno, io posso dire che Forza Italia è soddisfatta della conferma di Mattarella al Quirinale. Ieri Salvini ha avuto un incontro di oltre 2 ore con Berlusconi, oggi riunisce il Consiglio federale dove potrebbe rilanciare il tema della federazione di centrodestra, ma la Meloni continua ad essere molto critica con l'alleato. Noi come Coraggio Italia stiamo lavorando da tempo alla costituzione di un grande centro moderato. Non è scritto lei, per esempio, che in prospettiva potesse o possa aderire a questo grande centro anche Di Maio e Di Maiani. Dall'altro lato c'è la profonda spaccatura del Movimento 5 Stelle dopo il pesante botta e risposta tra Di Maio e Conte, tanto che c'è chi arriva a supporre appunto una scissione del Movimento. In tutti i gruppi i momenti di confronto sono fisiologici, ma sono certa che ne usciremo rafforzati. Ieri via Twitter è montata una campagna contro il ministro degli esteri con l'hashtag Di Maio out. I contiani sono intervenuti in difesa dell'ex capo politico, ma c'è chi dall'altro lato ha insinuato che si sia trattato di una campagna preordinata e al ministro è arrivata pure la solidarietà del forzista. Brunetta è uscito da casa di Conte, cosa vi siete detti? Sono andato a parlare con il Presidente di diverse questioni, per cui ovviamente può esserci anche la situazione del Movimento, ma rispetto alle modalità, i chiarimenti si troveranno sicuramente gli spazi e i modi per poterli fare. Io sono vecchio, tra qualche mese potrò riposarmi. Mattarella, Mattarella, Mattarella. Tra pochi giorni si concluderà il mio ruolo di presidente. Rimanga con noi ancora un po', che lei porta fortuna, porta bene. Hanno ottenuto voti, Mattarella, 125. Leone ripropose la sollecitazione di introdurre la non rieleggibilità del Presidente della Repubblica. Mattarella, Mattarella, Mattarella. Oggi per me è anche l'occasione di un commiato. Mattarella, Mattarella, Mattarella. Contiamo su di lei, Presidente, contiamo sempre su di lei. Mattarella, 336. In questa ultima occasione in cui posso rivolgervi alla vostra comunità. Mattarella, 759. Questa volta non ripetiamo più. Proclamo eletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Presidente qui a messa, lo vedete? Qualche volta l'abbiamo visto. Questa va via prima che finisce la messa per evitare appunto che si creino ingorghi. Siete contenti che sia stato rieletto? Sì, è una persona per bene sicuramente, anche se ci sarebbe da discutere molto sulla pochezza della classe politica.
Dopo 7 anni è di nuovo il giorno di Sergio Mattarella. Siamo stati nei luoghi della sua Palermo, dove frequenta poco più che casa e la chiesa di San Michele. Qui il parroco, che lo conosce da tempo, gli ha dedicato una preghiera. O Dio, concede al nostro Presidente della Repubblica di adempiere fedelmente al suo incarico, perché Signore le dia salute, forza e sostegno davanti a questa grande missione per la quale gli siamo veramente grati. Sotto casa del presidente in via Libertà, proprio di fronte al luogo dove il fratello Pier Santi fu ucciso dalla mafia, incontriamo una condomina. Sì, la soluzione migliore. Lui è amante della torta Savoia e della cassata siciliana. Il presidente non rinuncia ai dolci siciliani ed è proprio il suo pasticcere, al quale è legato da una lunga amicizia, a raccontarci in retroscena della riconferma. Noi ci siamo sentiti lunedì, io ho detto al presidente Mattarella un meritato riposo e lui mi ha detto se vuole riposare effettivamente. Lui sta facendo questo per il bene dell'Italia. I miei destini personali non contano assolutamente niente, non contano assolutamente niente. Io non ho particolari aspirazioni di un tipo o dell'altro, sono un uomo, se volete un nonno, al servizio delle istituzioni. That's life. Non conterà per lui, ma il destino del premier Mario Draghi ha pesato e molto per i partiti che, seppure divisi e smarriti nella corsa al Colle, hanno avuto chiaro almeno un obiettivo: inchiodarlo alla poltrona di Palazzo Chigi. Da italiano sarei più tranquillo se andasse avanti a fare il Presidente del Consiglio. Non ci sono le condizioni perché si possa chiedere al timoniere un nuovo incarico. Il timoniere allora è rimasto lì, fermo al comando di una nave che oggi appare più incagliata che mai e che ha davanti a sé la lotta alla pandemia, la realizzazione del PNRR e il caro bollette che incalza. So che questa è una maggioranza molto difficile. Fatichiamo molto dentro questa maggioranza. I primi segnali di avaria sono già arrivati. Questi 6 giorni in Parlamento non devono essere il prossimo anno al governo. Giancarlo mi ha detto andiamo a dire a Draghi che non si può lavorare così. Spero che nessuno da domani si metta ad alimentare giochini o tensioni. Che si parli di rimpasto o meno, il premier ora dovrà ricostruire il rapporto di fiducia con i partiti, fino ad oggi non sempre sereno, al punto da precludergli il trasferimento al Quirinale. Ma la strada con la campagna elettorale alle porte è tutta in salita. L'unica cosa che conta sono i risultati e i partiti guardano ai risultati, esattamente come facciamo noi, come faccio io. Sembra strano, lavorano anche loro per il bene degli italiani. Evidentemente non ci sono altre alla sua altezza. 759 voti per Mattarella, parla chiaro. È una persona seria. È passata una settimana dal primo scrutinio per il Presidente della Repubblica. Mattarella torna al Quirinale. Ma gli italiani che ne pensano? Ci hanno messo troppo tempo, una settimana per non risolvere niente. 5 giorni in Parlamento, coi soldi miei e tuoi. Avrebbe voluto, secondo me, fare il nonno. Mi dispiace per lui perché almeno si riposava. Qui siamo in viale di Villa Grazioli, qui avrebbe dovuto abitare Sergio Mattarella una volta scaduto il suo mandato. Avete perso un vicino di casa importante. Abbiamo conquistato un bel Presidente della Repubblica. Era abbastanza prevedibile, viste come si erano messe le cose. Non sono contenta perché Mattarella aveva detto, già fatto gli scatoloni. Noi non possiamo che sperare nel tandem Mattarella-Draghi. Leggere quello che è successo non è facile. Ci potevano pensare un po' prima. Sì? Nel senso che non dovevamo aspettare una settimana, no? No? Draghi, Mattarella, Casini, Gentiloni, Amato, Prodi, Pera. Tanti sono tanti, troppi sono. Viva l'Italia! Italia liberata. Sicuramente state parlando del Presidente della Repubblica. Assolutamente no. Di altri problemi.
questo Presidente della Repubblica? Chi faremo? Chi faremo? Io vorrei che fosse una donna. Sarebbe anche il caso che fosse una donna stavolta. Magari, chi? Chi? Secondo... Chi c'è? Cartabia, Moratti, Casellati, Belloni? Non sappiamo. Le donne purtroppo in Italia ricoprono sempre ruoli marginali. Allora, vediamo un po' i giornali di oggi. Cosa dice? Di Berlusconi si ritira. Oh, che bella notizia. Lei mi sembrava un berlusconiano. No, non sono un berlusconiano, però non sono contento. Lei lo avrebbe voluto come presidente? Sì. Avrebbe voluto Berlusconi? Sì, o Berlusconi o Draghi. Però un altro nome? Rosi Bindi. No, da quando sono nato che vedo sempre le stesse facce io. Ripropongono sempre le stesse persone e quindi non potrebbe cambiare molto, no? Secondo me andrà Romano Prodi, ma tranquillo Prodi. Ma anche a Gentiloni. Vedrebbe un candidato della sinistra, insomma. Non della sinistra, non vedo candidati a destra, è diverso. Mattarella sinistra, Napolitano sinistra. Tutti sinistra sono, quindi... Lui le dice il caso di cambiare questa volta. Andiamo. Era Casini? Ci toccherà quello. Lo dice un po' malincuore, sì, eh? Sì. Sto soltanto cercando di visitare questa chiesa. Dica la verità, accende un cero alla Madonna? Certo, volentieri, come no. Che ci mandi il presidente giusto? Giusto, speriamo. Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Mambo, non essendo stata raggiunta da alcuno la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea, occorre procedere a un secondo scrutinio che avrà luogo domani, martedì 25 gennaio. Fumata nera, come previsto, 672 schede bianche, ma per tutta la giornata si sono susseguiti senza sosta incontri e colloqui tra i leader delle principali forze politiche. Salvini incontrerà Letta. Yes. Sperate di arrivare a una soluzione condivisa anche, buon lavoro, anche con il centro-sinistra. Un lungo e cordiale incontro, quello tra Salvini ed Enrico Letta, lo definiscono note uguali di Lega e Partito Democratico. Stanno lavorando su delle ipotesi, si legge, e quella di un trasloco di Draghi al Colle sembra tornare in pole position, creando più di un malumore. Possono fare patti di legislatura legati alle elezioni del Quirinale. Siamo stati molto chiari, direi. Il presidente Draghi deve continuare la sua azione di governo e il centrodestra deve fare una proposta. È difficile. Non è nel nostro stile mettere veti. Poi la questione Draghi attiene alla maggioranza che sostiene questo governo, non a noi. Salvini all'ora di pranzo incontra Mario Draghi, poi trapela che nel pomeriggio il premier avrebbe avuto colloqui telefonici anche con Conte e Letta. L'obiettivo è preservare la continuità dell'azione del governo. Noi vogliamo un patto per i cittadini. Così la partita del Quirinale si intreccia sempre di più con le trattative su un eventuale cambio di esecutivo. Il pacchetto complessivo governo Quirinale è sicuramente una cosa che sta in campo, senza entrare sui nomi, ma sicuramente è chiaro che questo è un tema vero. Nel pomeriggio Salvini incontra anche Giuseppe Conte, molto più freddo su una possibile elezione di Draghi, ma fonti 5 Stelle parlano di totale sintonia tra i due. C'è un clima di confronto, un clima positivo di confronto. Conte all'uscita della Camera si trattiene a parlare con la Meloni, prima aveva incontrato Tajani, Brugnaro e Toti e oggi la gerandola di incontri continuerà a tutto campo. Prossime 48 ore credo che ci siano le condizioni per cominciare a ragionare di qualcosa di più concreto. Il fatto che i partiti votino scheda bianca credo che sia segno che c'è una volontà di convergenza e di dialogo. Di fronte a questo assalto al Colle del centrodestra, noi abbiamo dovuto respingere l'assalto e allo stesso tempo tenere il canale di comunicazione. Il fallimento dell'operazione scoiattolo voluta da Berlusconi ha ufficialmente aperto la fase più concitata delle trattative per il nuovo presidente della Repubblica. Eminenze grigie e kingmaker sono al lavoro per tracciare l'identikit di Mr. o Miss X. Non è che è una partita di indovina chi? Una donna, un uomo, alto, basso, biondo, moro, giovane, vecchio. Nel centrodestra le tensioni non mancano, soprattutto sul veto a Draghi posto da Forza Italia e Salvini deve vincere la partita per non perdere la leadership. Nel suo borsino Pera, Frattini, Tremonti, ma anche Letizia Moratti, la presidente del Senato, Elisabetta Casellati. Senatore Casini, concluda. Casini no, Casini no. Ah, 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 cercasi.
Poi c'è l'incognita Pier Ferdinando Casini, da più parti ritenuta la carta coperta di Salvini, ieri sera però il capitano sembra averla scartata. Non ci sarà un nome, saranno due, tre, quattro. Io spero che da sinistra non arrivino no, no, no. Sul nome di Casini potrebbe convergere anche il centrosinistra, ma come ultima tappa di un percorso che passerebbe prima dal Mattarella bis, poi da Giuliano Amato e ovviamente dal Premier Draghi. Nome di bandiera di PD e 5 Stelle potrebbe essere Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio e già ministro. Intanto Matteo Renzi, mai domo come kingmaker, attende. Da un lato c'è l'ipotesi di un presidente della Repubblica eletto a gomitate. Dall'altro lato si cerca tutti insieme di trovare un accordo. Nei suoi colloqui con Letta i nomi sul tavolo sono stati Draghi, Casini, ma anche i ministri Vittorio Colao e Marta Cartabia. Ma se la situazione divenisse ancora più caotica, Renzi è pronto per la mossa del cavallo. Paolo Gentiloni. Conosco Renzi da quasi 20 anni. Fidarsi in politica è sempre un grano sacco. E mentre le trame di palazzo si infittiscono, due nomi si fanno strada: Gianni Letta, zio d'Enrico, il risceglie di Berlusconi. È lei il candidato reale del centrodestra? Ma per carità. Per carità. E poi Elisabetta Belloni, prima donna a capo degli 007 italiani, stimata da tutti, da Salvini fino a Di Maio, di cui è un punto di riferimento prezioso alla Farnesina. Tutti a blocchi di partenza, la corsa al colle è appena iniziata. Trevigiano, classe 47, per 40 anni al servizio della magistratura. Carlo Nordio è il candidato al colle scelto da Fratelli d'Italia. Noto per le indagini sulle COP rosse, sulla colonna veneta delle BR e sul MOSE, non ha mai risparmiato critiche alla magistratura. E dall'immigrazione alla legittima difesa, l'ex procuratore aggiunto del Tribunale di Venezia ha spesso assunto posizioni ritenute vicine alle destre, difendendo, per esempio, la condotta di Salvini, ministro dell'Interno, nelle vicende Diciotti e Open Arms. Il controllo dei confini è un controllo di discrezionalità politica ed è per questo che anche questi processi che in questi periodi stanno sorgendo destano perplessità. Quanto all'ipotesi di un suo coinvolgimento nella corsa al Quirinale, era stato proprio lui, in pensione dal 2017, ad allontanarne l'eventualità. Evidentemente non aveva fatto i conti con l'imprevedibilità e le sorprese della politica. L'artice non c'è ancora stato, sono tutti in fibrillazione, perché da questo dipenderà anche che cosa votare. Berlusconi tiene sulle spine la coalizione e sabato pomeriggio il vertice decisivo viene fissato prima per le 16, poi spostato alle 18. Il cavaliere però resta ad Arcore e la riunione si terrà via Zoom. Non c'è nessun malumore, non c'è la massima tranquillità, stiamo valutando. Non è che, tra l'altro, siete tutti a vedere eventuali ritardi del centrodestra. Il centrosinistra non c'è proprio nemmeno la discussione su un nome, no? Ore 19 finalmente inizia, ma Berlusconi non si collega. Fa leggere un comunicato alla fedelissima Ronzulli. Ho deciso di compiere, dice, un atto di responsabilità. I numeri ci sono, ma rinuncio in nome dell'unità nazionale. È stata una giornata difficile e non a caso il vertice è iniziato più tardi per la scelta che doveva essere fatta. Forza Italia ha ribadito la sua posizione anche rispetto al governo, ma questo è naturale che sia. Sul governo ci sono posizioni distanti. Il cavaliere ribadisce che il governo deve andare avanti. La Meloni storce il naso. Nessun veto su Draghi al colle, dicono entrambi, ma per Forza Italia è impossibile pensare di eleggerlo senza un accordo blindato sull'esecutivo. Alla fine niente comunicato congiunto, il centrodestra sembra lacerato. Domenica pomeriggio adesso al centro dei giochi c'è Salvini, kingmaker della partita. Incontra i capigruppo, i governatori, i delegati regionali dopo aver sentito al telefono Berlusconi, intanto ricoverato al San Raffaele per controlli. Togliere il presidente Draghi dall'incarico di presidente del Consiglio in questo momento sarebbe pericoloso per l'Italia in un momento economico difficile. Reinventarsi un nuovo governo da capo penso che fermerebbe il paese per giorni e giorni. E la Lega non vuole questo. I nomi li faremo nelle prossime ore, dice Salvini, che oggi incontrerà anche Letta. Sto raccogliendo una serie di proposte di nome di assoluto spessore. Mi spiace che da Letta arrivino dei no pregiudiziali. E no a Berlusconi e no a qualsiasi proposta che arrivi dal centrodestra. Non è il modo migliore per scegliere un Presidente della Repubblica nella maniera più veloce possibile. Aspettiamo.
aspettiamo, vediamo cosa succederà. Non si può aspettare, anche perché più giorni il paese rimane fermo e peggio è. Sono le 15 e qui a Montecitorio è appena iniziato il primo voto sul Quirinale, ma tra i partiti ancora non c'è accordo sul nome, a vincere, almeno per oggi, sarà la scheda bianca. Era meglio che si preparavano un po' prima invece di fare questa sceneggiata di oggi vota tutti scheda bianca. La politica non si sta mettendo d'accordo e non sta dando al paese le risposte celeri che merita. Ma è Draghi la persona giusta? Allora, secondo me in questo momento no, perché serve da un'altra parte. Mario Draghi dovrebbe rimanere dove sta. Forzatamente hanno messo Draghi al governo. Adesso che fanno? Forzatamente lo mettono come presidente? E Mattarella invece c'è chi vorrebbe che facesse un bis, no? Ha detto che non lo fa. Vorrebbe no, Mattarella che non gli va più, che si è stancato, si vede. No, lasciamolo perdere, Borello. Poverino, ha già fatto tanto, è giusto che si riposi. C'è chi vorrebbe invece una donna al Quirinale. Ecco, magari forse questo è un segnale positivo. L'importante è che sia una persona al di sopra delle parti, capace, onesta. Poi se è donna, perché no? Ben venga. È tempo di una donna al Quirinale. Magari. Io come uomo vorrei una donna. Visto che le donne sono sempre avanti, per molto, se non per tutto, potrebbe essere il momento. Troverete un accordo col centrodestra? Parlano i capigruppo. Una riunione molto molto positiva. Siamo a Palazzo Montecitorio, questo è un ingresso laterale della Camera ed è appena terminato il vertice del centrosinistra sul Quirinale. Dopo il forfait di Berlusconi si torna al punto di partenza. Si riparte dalle ipotesi, si tasta il terreno. Il nome che circola in giornata è quello di Andrea Riccardi, il fondatore della comunità Sant'Egidio. L'alto profilo che piace al centro-sinistra potrà unire tutti. Guardi, è una candidatura che risponde sicuramente a quelle caratteristiche, però non abbiamo parlato di candidati. Perché quello che preme sotto traccia è già il dopo. Cosa succederà al governo Draghi e alla legislatura il giorno dopo l'elezione per il Colle? Una cosa per volta. Ah, ecco dove è. Ha letto, ha proposto il patto di legislatura dal primo giorno. Il pomeriggio romano è segnato dagli incontri dei partiti con i propri grandi elettori. Qui siamo negli uffici di Montecitorio, dove sta per iniziare l'incontro del Partito Democratico. Fra gli altri, il più difficile da sciogliere, il nodo di Mario Draghi. Siamo arrivati nella fase chiave di uno snodo storico, sia per la Presidente della Repubblica che per la Presidenza del Consiglio, in evidente stato di impreparazione. Insomma, lo stallo è servito. Nella notte dei palazzi romani i cronisti vanno in cerca di eventuali incontri. Ma l'atteso faccia a faccia Letta-Salvini salta. Non puoi sederti intorno al tavolo dicendo che qualunque proposta arrivi dal centrodestra farà la fine di Berlusconi. Domani scheda bianca? Molto probabile. C'è un impasse, come si esce? Non me lo chiedete perché non me lo so, non lo so. Fino a quando al Quirinale c'è un Presidente della Repubblica che onora il suo ruolo, io direi che è meglio non parlare del Quirinale. Berlusconi ha l'ambizione di andare a fare il Presidente della Repubblica, fa bene a farlo. Berlusconi ha deciso di farsi prendere in giro da Salvini e Meloni. A differenza di Letta che dice sì, va bene tutti, però Berlusconi no. E perché Berlusconi no? Quella è una grandissima truffa che stanno facendo ai danni di Berlusconi, Salvini e Meloni. A tutti tanti, tantissimi auguri per un sereno, gioioso Natale. Salvini, Meloni hanno formalizzato la candidatura di Silvio Berlusconi. Berlusconi è sicuramente, diciamo, il primo nome. Quindi la caccia devi farla con quei 110 usciti dai 5 Stelle che sono persone libere. Sono Silvio. Ecco, io ho detto al presidente. Per chi come me ha sempre creduto nel sogno europeo. Guardate che noi non stiamo dando l'Oscar alla carriera. No, assolutamente un candidato vero. Candidare il capo politico più divisivo che possa esserci.
è sicuramente un passo avanti, cioè il venir meno della candidatura del fondatore del centrodestra. Ringrazio a nome di tutto il popolo del centrodestra, ma penso a nome di tutti gli italiani, il presidente Berlusconi per la generosità. Ma il nome di Draghi credo stia prendendo quota quotidianamente per tutto, credo forse possiamo escludere come dire, Soglio Pontificio. Palazzo Chigi si prepara al Consiglio dei Ministri sul caro energia, ma sarà questo l'ultimo CDM presieduto da Mario Draghi? Non lo so, io spero che non sia l'ultimo Consiglio dei Ministri di questa legislatura, ma perché abbiamo 102 obiettivi del PNRR da rispettare nel 2022. Beh, questo non lo so. Ci deve essere una scelta che non vada a impattare sulla tenuta del governo. Ma ormai ci siamo, lunedì i grandi elettori inizieranno con le votazioni, anche se al momento le trattative fra le forze politiche sembrano in salita. Se Mario Draghi si avvicina al Colle, Berlusconi se ne allontana, scioglierà la riserva con i suoi alleati nelle ultime ore prima dell'inizio del voto. Il vertice di centrodestra deve essere ancora convocato, per me, per come la vedo io, è ovviamente... inevitabile che si svolga prima della fine della settimana. Il ruolo di Berlusconi è e sarà fondamentale. Ci sono ottimi riscontri, sono assolutamente ed estremamente fiducioso. Vi aspettate che sciolga? Vi aspettate che sciolga la... Sui palazzi cala la notte, ma i leader dei partiti continuano al riparo dalle telecamere ad incontrarsi per uscire dall'impasse. E il faccia a faccia segreto fra Conte e Salvini è il più importante della giornata, alla ricerca di un nome condiviso che non sia quello di Mario Draghi. I microfoni sono tutti sotto la casa dell'ex premier. C'è la consapevolezza di dover allargare lo spettro del confronto, perché abbiamo bisogno di un presidente autorevole. Il Presidente della Repubblica viene fuori nelle ultime ore. Rilassatevi. A che votazione? Giovedì 27. Senatore Casini, concluda. Casini no. Ha visto un re. Un re. E invece, forse, Casini sì. Alle prese con la corsa ostacoli di Berlusconi verso il Colle, Salvini prova a fare il kingmaker del centrodestra. La Lega farà una proposta che penso potrà essere convincente per tanti, se non per tutti, per tanti. Frattini, Moratti, Pera sembrano i nomi più quotati nel borsino del capitano. Ma è che è una partita di indovina chi? Una donna, un uomo, alto, basso, biondo, moro, giovane, vecchio. Ma la carta ancora coperta del leader del Carroccio potrebbe essere proprio Pier Ferdinando Casini, democristiano di lungo corso, eletto nel PD. Sono giovane, sono solo alla seconda legislatura, ho dei problemi a orientarmi, devo fare esperienza. Dopo gli anni della mancata rivoluzione grillina, ecco la riscossa della vecchia guardia politica. Casini e non solo Casini, tutti quelli che hanno fatto il presidente della Camera e del Senato hanno una carta in più. A proposito di kingmaker, l'altro Matteo per il momento mantiene un ruolo più defilato. Qualora l'iniziativa del centrodestra fallisse, però Renzi è pronto a giocare il suo jolly. Paolo Gentiloni. Conosco Renzi da quasi 20 anni. Fidarsi in politica è sempre un grano salato. Un nome troppo a sinistra per Salvini e Meloni, ma la casella di commissario europeo, che rimarrebbe vacante in caso di una sua eventuale elezione al Colle, potrebbe fare gola, per esempio, a Giancarlo Giorgetti. Un risico complicato, ma non impossibile, perché ha deciso la sorte degli ultimi 3 governi. Noi dobbiamo prima trovare quell'accordo tra tutte le forze politiche perché ci sia questo patto di legislatura. Poi faremo i nomi. Per mettersi d'accordo, come dice Letta, occorre mediare. Chi non ha mai smesso di farlo? Da una vita è lo zio Gianni, il Richelieu di Berlusconi, che ha già avuto almeno 2 incontri con Draghi. È lei il candidato reale del centrodestra? Ma per carità. Per carità. Letta era al lavoro per il cavaliere o per il nipote? Qualcuno dice che forse starebbe accarezzando l'idea di andarci lui al Colle. Il suo appello ai partiti, d'altronde, l'ha già lanciato. Se il clima che abbiamo sentito alla Camera e al Senato nel ricordo di Davide fosse quello che porta a votare per il Presidente, sarebbe un grandissimo contributo ulteriore alla pacificazione di questo Paese. La Lega, come forza di governo responsabile e forza trainante del centrodestra, avrà l'onore e l'onere
di proporre delle soluzioni. Questa è matematica, non è politica, è aritmetica. Matteo Salvini ora punta tutto sul Colle. Dopo essere stato uomo della Ruspa, ministro dell'interno del governo Conte 1, DJ al Papete e infine leader di governo e di lotta nell'era Draghi, ora vuole vestire abiti nuovi, quelli del Kingmaker. Sto incontrando tutti, ascoltando tutti e cerco di arrivare a una sintesi. La corsa al Colle sarà per lui la sfida più importante. Pallottoliere alla mano, dovrà dimostrare di avere il controllo non solo sui suoi e sugli alleati, ma anche di saper tessere accordi con gli avversari. La Lega, come forza responsabile e di governo adesso e nei prossimi anni, farà una proposta che penso potrà essere convincente per tanti, se non per tutti, per tanti. Messa da parte la deferenza e la pazienza per il piano B, B di Berlusconi, Salvini aspetta il segnale da Arcore per scoprire finalmente il suo vero piano A, ma non è il solo. Se lui dovesse rinunciare, io penso che comunque il centrodestra abbia il diritto e il dovere di fare una proposta. E in quel caso anche Fratelli d'Italia intende ovviamente fare la sua parte, sia chiaro. Il messaggio all'alleato non lascia dubbi ad interpretazioni. La leadership del centrodestra è, se non aritmeticamente condivisa, certamente negoziabile. Noi contiamo il 6,3% nell'elezione del prossimo capo dello Stato, ma questo non vuol dire che non abbiamo le nostre proposte da fare. Anche perché l'aritmetica fuori dall'aula, quella dei sondaggi, è tutta a favore della leader di Fratelli d'Italia e lei è pronta a farla pesare. Nessuna intesa sul nome, perché ne parleremo con il centrodestra nei prossimi giorni. È andata tutto molto bene. Ovviamente andrà rimosso dal tavolo. Andranno rimosse candidature di parte, in particolare quella di Berlusconi. Eravamo tre amici al bar. Letta, Speranza e Conte di buon'ora a casa del leader 5 Stelle per un vertice sul Quirinale. La giornata fittissima di incontri inizia così, ma ancora nessun nome. Non è giusto porre veti, soprattutto quando si parla di persone che sono al governo assieme. Il centrodestra lavorerà assieme, l'abbiamo detto, ripetuto, c'è scritto in tutti i documenti, non ci sono, cioè non è cambiato nulla rispetto a ieri e l'altro ieri. Che il centrodestra sia in difficoltà però lo dimostra il rinvio del vertice che doveva tenersi già oggi e che non si sa ancora se si terrà domani o nel fine settimana. Sta di fatto che Berlusconi per il momento è rimasto ad Arcore. Vi fidate ancora di Lega e Meloni? Ci hanno fatto un comunicato, una dichiarazione, aspettano da Berlusconi una conferma o meno, quindi siamo assolutamente tranquilli sotto questo profilo. Ma il pressing sul Cavaliere affinché sciolga la riserva da parte degli alleati è forte. La Meloni alla riunione dell'esecutivo nazionale di Fratelli d'Italia nel pomeriggio sembra aprire a Letta. Se Berlusconi rinuncia, dice ai suoi, convergenze più ampie sono possibili. Valutazioni ampie che non possono che seguire l'esito della candidatura di Berlusconi. Anche Salvini riunisce i vertici del partito da cui ottiene pieno mandato per le trattative. E se su Draghi continua a ripetere che si sentirebbe più rassicurato se restasse a Palazzo Chigi, dal PD l'opzione è tutt'altro che tramontata. Lo è, lo è stata e lo sarà, credo, fino al momento della decisione finale. Nessun veto su Draghi, che lo sottolinea anche Conte, che mattinata incontra pure Di Maio per più di un'ora alla Farnesina, ma il trasloco del premier al Quirinale sicuramente creerebbe forti divisioni nei gruppi parlamentari. Non è che se tolto dal tavolo Berlusconi accettiamo qualsiasi nome. Draghi, secondo me, ripeto, non è il nome adatto, perché in genere significherebbe che l'attuale Presidente del Consiglio abbandona il Paese nello stato attuale, che non mi sembra semplice, oltre 400 morti. Senatore Casini, concluda. Casini no, Casini no. Ha visto un re. Un re. E invece, forse, Casini sì. Alle prese con la corsa ostacoli di Berlusconi verso il Colle, Salvini prova a fare il kingmaker del centrodestra. La Lega farà una proposta che penso potrà essere convincente per tanti, se non per tutti, per tanti. Non è che è una partita di indovina chi? È una donna, un uomo, alto, basso, biondo, moro, giovane, vecchio. La carta ancora coperta del leader del Carroccio potrebbe essere proprio Pier Ferdinando Casini, democristiano di lungo corso, ora nel PD. Sono giovane, sono solo alla seconda legislatura, ho dei problemi a orientarmi, devo fare esperienza. Dopo gli anni della mancata rivoluzione grillina, ecco la riscossa della vecchia guardia politica. Casini e non solo Casini, tutti quelli che hanno fatto il presidente della Camera o del Senato hanno una carta in più.
A proposito di Kingmaker, l'altro Matteo per il momento mantiene un ruolo più defilato. Qualora l'iniziativa del centrodestra fallisse, però Renzi è pronto a giocare il suo jolly. Paolo Gentiloni. Conosco Renzi da quasi 20 anni. Fidarsi in politica è sempre un grano sale. Un nome troppo a sinistra per Salvini e Meloni, ma la casella di commissario europeo, che rimarrebbe vacante in caso di una sua eventuale elezione al Colle, potrebbe fare gola, per esempio, a Giancarlo Giorgetti. Un risico complicato, ma non impossibile, perché ha deciso la sorte degli ultimi 3 governi. Noi dobbiamo prima trovare quell'accordo tra tutte le forze politiche perché ci sia questo patto di legislatura, poi faremo i nomi. Per mettersi d'accordo, come dice Letta, occorre mediare. Chi non ha mai smesso di farlo da una vita è lo zio Gianni, il Richelieu di Berlusconi, che ha già avuto almeno 2 incontri con Draghi. È lei il candidato reale del centrodestra? Ma per carità. Per carità. Letta era al lavoro per il cavaliere o per il nipote? Qualcuno dice che forse starebbe accarezzando l'idea di andarci lui al Colle. Il suo appello ai partiti, d'altronde, l'ha già lanciato. Se il clima che abbiamo sentito alla Camera e al Senato nel ricordo di Davide fosse quello che porta a votare per il Presidente, sarebbe un grandissimo contributo ulteriore alla pacificazione di questo Paese. Ho troppa stima dell'intelligenza degli italiani per pensare che ci siano in giro così tanti coglioni che possano votare facendo il proprio disinteresse. Un governo dei giudici, il maggiore perseguitato dalla magistratura di tutte le epoche, è una infamità. Questi magistrati non lavorano per il paese, lavorano contro il paese. Cancro della nostra democrazia. Sono 3 donne, 3 giudici donna, femministe e comuniste, le basta? Alcuni appartenenti agli altri partiti si portano dietro un alito e una puzza impossibile stargli vicino. È il solito di sinistra che si è introdotto abusivamente. Siete dei comunisti da salotto. Una volta ho detto che potevano, se avessimo vinto noi, venire a lavare i cessi. Oggi sono dubbioso che possano saperlo fare. Lei non mi fa parlare, la saluto. La suggerirò per il ruolo di capo. Mi raccomando, fate i bravi e sappiate distinguere chi è un democratico e chi non conosce neppure l'ABC della democrazia. Sarebbe ora di dirlo chiaramente a tutti gli italiani. Auguri. È l'unica donna leader di partito, l'unica opposizione organizzata al governo Draghi, l'unica che non cambia mai strada. Ha tirato dritto anche nell'epilogo del romanzo Quirinale, ma ora la sua strada è tutt'altro che in discesa. Cosa farà da grande Giorgia Meloni? Con questo servizio io vi saluto e vi do appuntamento domattina con il nostro diario della domenica. Grazie per essere stati con noi. Nessuno voleva la riconferma del presidente Mattarella, non la voleva il presidente Mattarella stesso. Il centrodestra forse non esiste più e il capo dello Stato non è quello che lei avrebbe voluto. Eppure, stando agli analisti, tra gli sconfitti della partita quirinalizia, il nome di Giorgia Meloni decisamente non c'è. Siamo fieri di essere ancora una volta l'unico partito che in questa vicenda è entrato e uscito esattamente con la stessa posizione che avevo. Il suo partito, Fratelli d'Italia, non è stato certo decisivo nella corsa al Colle, ma una volta di più la Meloni si è confermata fedele alla linea. Coerenza prima di tutto, ma questa volta non solo. Crosetto, Crosetto. In mezzo ai tanti condottieri politici che faticavano a tenere a bada le truppe parlamentari, il voto per il Colle ha offerto alla Meloni l'occasione per garantire che lei, invece, il suo gruppo, lo controlla davvero. Nordio, Nordio, Nordio. La prova, quindi, sembrerebbe superata. E adesso? Centrodestra sicuramente a livello parlamentare è oggi polverizzato. Oggi, lontana anche dagli alleati di sempre e già unica opposizione del governo Draghi, Meloni potrebbe continuare la sua ascesa nei sondaggi. E adesso ci poniamo il problema con chi si alleerà la Meloni quando avrà il 30%. Quando ha il 30% comandi. La soglia del 30 non è ancora raggiunta, ma il grande interrogativo già si profila all'orizzonte. Cresciuta ormai nel consenso, Giorgia Meloni cosa vorrà fare da grande? Penso che abbia ben chiaro il fatto che il suo rischio sia quello di diventare la Marine Le Pen italiana e che
abbia sia l'intelligenza sia la capacità di evitarlo. Io sono vecchio, tra qualche mese potrò riposarmi. Ritornerai. Niente bis. Il Presidente della Repubblica lo ha ripetuto più volte. L'esperienza di Giorgio Napolitano deve restare un unicum. Tra pochi giorni, come dispone la Costituzione, si concluderà il mio ruolo di Presidente. A succedergli chi se non Mario Draghi, l'uomo che proprio Mattarella ha chiamato poco meno di un anno fa a salvare l'Italia e il PNRR? Sembrava una scelta scontata. Sono un uomo, se volete un nonno, al servizio delle istituzioni. E invece sono bastate queste parole dell'ex presidente della BCE a dare la stura ad attacchi e veti dei partiti. Complice Omicron e la necessità di passare dai progetti ai cantieri del PNRR, lo scenario si è fatto più complicato. Non risponderò ad alcuna domanda che riguarda immediati futuri sviluppi, il Quirinale e altre cose. Ancora tu. E poi c'è Silvio Berlusconi che, chissà, forse mira alla Luna del Colle per camminare tra le stelle dei senatori a vita, ma che per ora ci crede fortissimamente, più dei suoi alleati e dei possibili sostenitori. Qualcuno, al di là dei comunicati rassicuranti, è pronto a smarcarsi dalla strategia del cavaliere. La Lega c'è, a prescindere da chi sarà il presidente del Consiglio. Ripeto, la scelta, secondo me, più lineare è che continui a chiamarsi Mario Draghi. Non va meglio nel centrosinistra, con PD e Movimento 5 Stelle alle prese con fragilità interne e numeri da far quadrare. Io sono preoccupato che la situazione si incarti. La salita al colle di Draghi, insomma, è piena di ostacoli. Meglio tenerlo a Palazzo Chigi, pensano le forze di governo e l'Europa. E nelle stanze dei partiti si studia la exit strategy. Quale? Sempre la stessa, convincere Mattarella. Sarebbe il massimo, ovviamente. Gli chiederanno tutti, Meloni compresa, di restare? E lui, il presidente arbitro, accetterà di scendere in campo una seconda volta? I motivi che ispirarono il suo predecessore non sono diversi da quelli che potrebbero convincerlo a seguirne le orme. Bisognava dunque offrire al Paese e al mondo una testimonianza di consapevolezza e di coesione nazionale. Ma lasciarti non è possibile. Io mi auguro che il candidato sia Berlusconi, che il centrodestra sia unito nel sostenerlo, che altri lo votino. Non abbiamo al momento assolutamente piani B. Continuano febbrili le trattative per il Quirinale. Il centrodestra, in vista del vertice di oggi a Villa Grande, si dice compatto intorno al suo fondatore, a partire da Matteo Salvini, che sembra fare marcia indietro rispetto alle dichiarazioni del giorno precedente. Se uno dice io parlo con te, ma se non porti tizio, non è un modo di dialogare intelligente. Bisogna parlare con tutti, di tutto. È il Presidente della Repubblica. Quindi io non escludo nessuno, non dico di no a nessuno e spero che la smetta il PD di mettere veti. Anche la Meloni in mattinata aveva ribadito l'importanza dell'unità del centrodestra. Continuo a chiedere compattezza sostanziale alla coalizione dall'inizio alla fine. Mi pare che in queste ore, fuori dal campo del centrodestra, la trattativa, diciamo, si stia sviluppando non tanto sul tema del Presidente della Repubblica, quanto su quello della legge elettorale. E questo, secondo me, è un modo pessimo. Berlusconi intanto continua la sua campagna di persuasione con telefonate a tutto spiano mediate da Vittorio Sgarbi a deputati e senatori di diversi schieramenti a partire dal gruppo misto, ma non solo. E le ha detto, no? È stato evidentemente un errore, tutto qua. Sgarbi, quando mi chiama, rispondo sempre con grande piacere. La telefonata era di Sgarbi. Se telefonando non ha parlato, io potessi dirti addio. Ma io non ci trovo niente di strano che chi ha più numeri possa avanzare una proposta. Questo non vuol dire che gli altri debbano accettarla necessariamente. E se Letta insiste affinché si tolga Berlusconi dal tavolo per poter cominciare a dialogare, gli fa eco Conte, candidatura irricevibile, la definisce l'Assemblea 5 Stelle, in cui ha sottolineato l'asse saldo con i progressisti, ma anche deve restaurato un canale di comunicazione con Salvini, data l'importanza di larghe intese sul Quirinale. Uno scouting da parte di Berlusconi c'è, non credo proprio che chiamerà qualcuno del movimento e non credo che qualcuno del movimento accetti comunque. Io, per non saperne leggere né scrivere, non rispondo ai numeri che non ho salvato in rubrica, così diciamo mi tolgo il problema. L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici,
le mie speranze e i miei orizzonti. Meno male che Silvio c'è. Silvio Berlusconi si impegna a realizzare nei 5 anni di governo i seguenti obiettivi. Onorevole dottor Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri. A me piace il popolo della libertà. Il sogno in realtà. Obama ha tutto per poter andare d'accordo con lui, perché è giovane, è bello e anche abbronzato. Vuoi avere la possibilità di fare queste dichiarazioni? Le fai da uomo politico nel partito e non da presidente della Camera. Che mai non si arrende, che tende la mano, che forza si dà. Presidente! Presidente! Non vedo l'ora di cominciare a lavorare. Viva l'Italia, l'Italia che ha scelto di credere ancora in questo sogno. Mi raccomando, fate i bravi. Abbraccio a tutti. Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è. Pensa già al dopo, già perché nei partiti non c'è solo chi cerca il successore di Mattarella, ma anche chi prova a immaginare cosa accadrà un attimo dopo la sua proclamazione, soprattutto se la scelta cadrà su quel nome che sembra ancora in campo. Io non ho particolari aspirazioni di un tipo o dell'altro, sono un uomo, se volete un nonno, al servizio delle istituzioni. Se l'attuale Presidente del Consiglio traslocherà da Chigi al Quirinale, si troverà poi primo nella storia repubblicana a incaricare il suo successore. Ma la staffetta non sarà facile. Chi verrà dopo dovrà gestire insieme alla pandemia, al PNRR, gli umori dei partiti proiettati verso il voto del 2023. L'importante è che il governo sia sostenuto da una maggioranza come quella che ha sostenuto questo governo. Ed è la più ampia possibile. Se una nuova soluzione tecnica con i ministri Franco o Cartabia sembra non scaldare i cuori dei partiti, quella politica invece rischia di spaccare gli equilibri. Draghi tiene insieme tutto questo. Chiunque non sia Draghi, ovviamente, avrebbe molto più difficoltà. Con la Lega fuori dalla maggioranza tornerebbe a galla l'asse giallo-rosso e l'ipotesi Franceschini, uomo forte del PD, non inviso nemmeno Italia Viva, sempre che siano d'accordo i 5 Stelle. Sono il primo, no, che si presta alla frase, vabbè, allora non voglio andare al voto perché le poltrone e così via. Divisi e smarriti restano partito di maggioranza relativa e così non è da escludere l'ipotesi di un incarico a Luigi Di Maio o a Stefano Patuanelli, l'alternativa della fronda contiana buona per mettere i bastoni tra le ruote al ministro degli esteri. Ma una terza via forse è possibile, in grado di tenere insieme tutti e che porta alla mente vecchie alleanze. Io ho fortemente voluto il governo con i 5 Stelle. Stimato dentro e fuori dal carroccio, Giancarlo Giorgetti è stato il primo supporter della corsa al Colle di Draghi. Potrebbe accontentare tutti, tranne forse il suo segretario, che si troverebbe così con un leghista Chigi a dover essere non più di lotta, ma solo di governo. Se togli una casella, è la casella più importante a questo governo, del doman non vi sarebbe certezza. Non è che se uno mette, come si chiama, il ministro dell'economia? Daniele Franco. Daniele Franco, che manco mi ricordavo il nome, al posto di Draghi non è la stessa cosa. Per Mario Draghi la via del Colle si fa sempre più in salita, perché la maggioranza nata attorno a lui lo reclama come unico premier possibile. Senza Draghi la legislatura va avanti? Grazie senatore. Se salta la figura unificante di una maggioranza che è larghissima e quindi anomala, rischia di saltare tutto. Forza Italia ha già fatto sapere che non sosterrà un nuovo governo senza Draghi, ma anche nel PD inizia a farsi largo il sospetto che senza l'ex banchiere a Palazzo Chigi salti il banco. C'è un tema serio che è quello della tenuta della legislatura e andrà valutato. Ci sono altre figure autorevoli che sono eleggibili come Presidente della Repubblica oltre a Mario Draghi. Presidente, Presidente,
Mario Draghi continua a scegliere il riservo dopo la disponibilità al Colle espressa nella conferenza stampa di fine anno. Abbiamo sicuramente la preoccupazione che si possa andare a elezioni anticipate e in questo momento il Paese ovviamente non sarebbe pronto. Certamente è indubbio che cambiare l'assetto di oggi già di per sé difficile sia un enorme rischio. Quando parla lui nel Consiglio dei Ministri in Italia, nel Consiglio dei Ministri europei, gli altri stanno zitti e ascoltano. Sembrano lontani i tempi delle standing ovation e degli apprezzamenti bipartisan verso Mario Draghi. Sono un uomo, se volete un nonno, al servizio delle istituzioni. Un nonno. Da quando le sue parole hanno aperto di fatto la campagna per il Quirinale, i partiti di maggioranza hanno mostrato un crescente nervosismo. Credo che Draghi debba andare avanti a fare quello che sta facendo. Uno non può abbandonare lavori in corso. L'ultima spaccatura c'è stata sul nuovo decreto anti-Covid e pare che abbia particolarmente irritato il Premier. Da un lato il fronte rigorista, guidato dal PD, deciso nel proporre l'obbligo vaccinale per tutta la popolazione. Dall'altro Movimento 5 Stelle e soprattutto Lega, con il ministro Giorgetti, più draghiano tra i leghisti, che ha minacciato lo strappo. Un decreto come questo e non vai a parlare a tutto il popolo italiano per spiegare perché fai una roba del genere? Il risultato di questa ennesima mediazione è però una certa confusione tra le varie misure e Mario Draghi, dopo quasi 20 giorni di silenzio, ha deciso di parlare per spiegare i provvedimenti. Ma le avvisaglie della tensione erano già evidenti quando a fine anno è stata parata la manovra. Questa legge di bilancio è viziata politicamente per il metodo che è stato usato. Il Parlamento è stato totalmente esautorato perché tanto c'è Mario Draghi e quindi il Parlamento non serve. Veti, trattative, compromessi sembrano snaturare l'originaria funzione del governo Draghi, chiamato a gestire anche la fondamentale partita del PNRR. Fatica la maggioranza, fatichiamo a stare insieme, vedremo cosa succederà da gennaio. Dopo un anno di luna di miele con i partiti, celebrata anche da una ripresa record del PIL, adesso qualcosa sembra essersi rotto, considerando anche gli ormai quotidiani fuochi amici dentro la maggioranza. Il governo deve fare la sua parte. Vanno subito stanziati i ristori, va dato un segnale concreto di vicinanza. Che in periodo di Covid, di super, iper, mega, fanta Green Pass, ci siano 70.000 sbarchi clandestini, non è rispettoso nei confronti degli italiani. Draghi è un bene per questo paese, dicono tutti, ma in questo momento sembra un bene un po' ingombrante. Solo tatticismi per il post Mattarella o c'entra anche la voglia della politica di riacquisire una centralità ormai perduta? Ci vuole la politica per arrivare a capire qual è lo scenario se Draghi rimane Presidente del Consiglio e qual è lo scenario se Draghi rimane Presidente della Repubblica. Posso fare come vuole. Care concittadine e cari concittadini, ho sempre vissuto questo tradizionale appuntamento di fine anno con molto coinvolgimento e anche con un po' di emozione. Tra pochi giorni, come dispone la Costituzione, si concluderà il mio ruolo di Presidente. In questi giorni ho ripercorso nel pensiero quello che insieme abbiamo vissuto in questi ultimi 2 anni. Il tempo della pandemia. Dobbiamo ricordare i meriti di chi, fidandosi della scienza e delle istituzioni, ha scelto di vaccinarsi. La quasi totalità degli italiani. Si avverte talvolta un senso di frustrazione. Non dobbiamo scoraggiarci. I vaccini sono stati e sono uno strumento prezioso. La ricerca e la scienza ci hanno consegnato questa opportunità. Sprecarla è anche un'offesa a chi non l'ha avuta. Spesso le cronache si incentrano sui punti di tensione, ma soprattutto nei momenti di grave difficoltà nazionale emerge l'attitudine del nostro popolo a preservare la coesione del Paese. Credo che ciascun Presidente della Repubblica avverta 2 esigenze di fondo: spogliarsi di ogni precedente appartenenza e poi salvaguardare ruolo, poteri e prerogative della istituzione che riceve dal suo predecessore. Guardiamo avanti, sapendo che il destino dell'Italia dipende anche da ciascuno di noi. Un anno a tutti voi e alla nostra Italia. Un'ultima postilla: non risponderò ad alcuna domanda che riguarda immediati futuri sviluppi, il Quirinale e altre cose. Lei non ne vuole parlare, l'ha detto. Purtroppo mancano soltanto 2 settimane. Colgo la sua domanda per la parte accettabile, diciamo così.
ma come sai il nostro dovere è fare le domande che noi riteniamo più opportune. Intende guidare ancora il governo? Come ho detto, a questa domanda non posso rispondere. Spero che sia stato adeguato. Grazie. Vergogna, eh? Non c'è ammalato, mi metto coppa una barella, mi sembra proprio una cosa assurda. Barelle dappertutto, medici in affanno, malati uno accanto all'altro. Il pronto soccorso del Cardarelli è vicino al collasso. Qualcuno dentro in pronto sorella? Sei in barella? Sì, moribondo che non si fa manca a andare a letto. Siamo ai margini del terzo mondo. Come vedete infatti in queste immagini girate proprio all'interno dell'ospedale, i corridoi sono stracolmi di malati che aspettano per giorni sulle barelle. Barelle, a migliaia, stanno 6-7 mila barelle, fornisce male. Come ci rivela il personale del 118, il distanziamento oramai è saltato e in un ambiente così promiscuo il rischio per i pazienti è altissimo. Non si riesce nemmeno più a passare, le barelle stanno attaccate, capito com'è? Quelli ti fanno il tampone più rapido, qualcuno può sfuggire, certo. A pagare le spese del caos del pronto soccorso sono i pazienti. Da quante ore sta qui fuori? 9:15, sto aspettando mia figlia. Sono almeno 4 ore. E ancora dobbiamo sapere niente. La notte mia moglie aveva freddo, mi ha chiesto di portargli una coperta. Non può andare in bagno, non si può vestire, non si può spogliare, non si può fare niente. E là chi è che soffa? Nessuno. Proprio a causa della mancanza di spazio per i pazienti, solo nell'ultimo mese il pronto soccorso del Cardarelli è stato chiuso per ben 3 volte. La maggior parte dei posti letto sono tutti quanti occupati da pazienti Covid. Questo ovviamente determina uno spaventoso sovraffollamento del pronto soccorso, perché si crea un vero e proprio tappo. I nostri medici e i nostri infermieri sono letteralmente stremati. La politica dei tagli degli anni passati si sta manifestando in tutta la sua criticità proprio nei giorni oggi. Caro governatore De Luca, paghiamo le tasse e dovremmo avere un servizio sanitario eccellente. Questo proprio è zero. Da oggi serve il Green Pass per andare in banca, dal tabaccaio, alle poste, in libreria e per negozi. Sentiamo che ne pensano commercianti e clienti. Penso che sia opportuna e no, giusta, giustissima, sia proprio obbligatorio fare una cosa del genere. Penso che per la nostra categoria ne avrebbero anche potuto fare a meno, visto che comunque è solo un'entrata e un'uscita. Sarà effettuato un controllo anche a campione da parte delle banche, che prevederanno o l'utilizzo del personale bancario per effettuare il controllo oppure l'utilizzo di un servizio esterno attraverso delle società. Io penso che si siano resi conto della stupidaggine del decreto e hanno voluto, per non tornare totalmente indietro, hanno voluto inserire questo controllo a campione, che sì, in effetti è un po' un libera tutti. Sono previste multe dai 400 ai 1000 euro, sia per chi non controlla, sia per chi prova a entrare senza green pass. Fanno bene a fare multe, anzi facessero pure a chi lascia la macchina in doppia fila, chi passa con rosso. È un po' un controsenso, perché vorrei vedere l'ufficiale che riesce a capire se ho fatto il controllo a campione nella tempistica, che poi una tempistica non c'è, no? Cioè è impossibile controllare. È possibile controllare. La trovo una cosa gravissima, una vessazione inutile. Va bene il Green Pass, ma ancora meglio obbligo a tutti. Sì, è un obbligo nascosto, quindi o tu dici che è un obbligo, altrimenti così non la trovo una buona soluzione, è un buon metodo. Facendo riferimento agli altri paesi, che mi pare che qui siamo un po' troppo oppressivi. Ogni persona deve essere responsabile per sé e per gli altri, perché se non sei responsabile prima per te stesso, come puoi pensare di essere responsabile per gli altri? Leggevo l'altro giorno sui giornali di Novax che vengono con le tessere sanitarie, non loro. Sì, sì, sì. Sono anche attestati falsi, c'è di tutto. Vi è capitato? Oh, non ho idea.
Ecco l'ultimo sotterfugio dei non vaccinati per ottenere il Green Pass. Cedono la tessera sanitaria a un contagiato che con quel documento va a fare un tampone per risultare positivo e ottenere il certificato verde. Potrebbe succedere che una persona si presenti con una tessera sanitaria non sua per poter passare poi la positività a un'altra persona. Dovremmo chiedere un documento, stiamo cercando di capire come tutelarci e come cercare di risolvere questo problema. Così proviamo a capirne di più. Posso chiedervi che documenti servono? Tessera sanitaria? Quindi non serve carta d'identità? Non c'è una patente, niente, che la possa distribuire. Non ci sono questi che fanno i tamponi per gli altri, iniziano a chiedere anche i documenti. Però normalmente non chiedono. L'accordo avviene su Telegram. Per capire come funziona abbiamo gettato un'esca e in pochi minuti abbiamo conosciuto Mario. Con lui finisce lì, non andiamo oltre. Che tipo di documenti servono? Perché mi hanno rubato il portafoglio e io... Per testare i controlli proviamo a fare un tampone con la tessera sanitaria di una nostra complice, ovviamente vaccinata con 3 dosi. Cediamo il documento e ci accomodiamo. Tampone negativo e Green Pass ottenuto. Poi chiacchieriamo con il medico che ci svela gli espedienti dei Novax. Adesso che poi è stato liberalizzato con le scuole, diciamo, i tamponi gratuiti si presentano con dei provvedimenti, diciamo, anche falsi o delle, diciamo, delle lettere strafotocopiate, fotocettate. Ah, e voi ve ne accorgete? Ci è capitato parecchie volte, sicuramente ci fanno pezzi, ma non si informa. Da noi ci sono classi aperte, tanta natura e tanto sport. Accogliamo bambini dai 6 ai 16 anni. Niente obblighi inutili e niente etichette addosso agli studenti. Una scuola parentale senza obblighi o etichette, vaccini, Green Pass e mascherina compresi. La pubblicità compare su Google. Telefoniamo per chiedere informazioni. Se mia figlia non è vaccinata è un problema? Assolutamente no, siamo una scuola che si fonda sulla libertà di scelta. Noi da settembre dello scorso anno che abbiamo aperto in presenza non abbiamo mai portato le mascherine, perché le mascherine stanno male, punto. Sì? Sì, ciao, sono Gabriele, ho appuntamento alle 2:30. Ciao, piacere. Piacere, ti faccio vedere veloce veloce fuori, va? Vai, questa è la palestra. La segretaria ci mostra la palestra, l'orto, le aule all'aperto e al chiuso. Insegnanti e studenti fanno lezione senza libri di testo e soprattutto senza mascherina. Poco dopo arriva anche il preside, ex insegnante di chimica e fondatore della scuola. Né lui né la segretaria sono vaccinati. Io non sono mai stato Novax, questo è il mio, non lo sono detto. Tu proprio non hai fatto nessuno lì. Non è invece noi altri. Io sono andato di Roma da 30 anni. Quindi insomma qui non mi chiederete mai un Green Pass, cose del genere. Okay. Nel giro di 2-3 mesi, insomma, tutti quanti guarderanno alla fine. Questi Green Pass hanno carta straccia. La retta è di 6.000 euro l'anno, pasti esclusi. La didattica a distanza non è prevista, neanche in caso di lockdown. Qui la didattica a distanza esiste? Questo non lo facciamo. Quando uno è andato in zona rossa, non siamo rimasti aperti. Perché si poteva circolare con il foglio di carta, con l'autocertificazione. I genitori dicevano, io sto accompagnando mio figlio dai nonni, sto accompagnando mio figlio. E ci portavano qui. Bisognerebbe comportarsi come il tennista Djokovic, nessuna eccezione, né per i campioni né tantomeno per i parlamentari. Nessuna eccezione neanche per i grandi elettori. Una Milano ancora semideserta per contagi e quarantene non prende bene la notizia della deroga che consentirebbe ai parlamentari in isolamento di partecipare alle elezioni del nuovo capo dello Stato. Capisco la necessità e... Però credo che tutti dobbiamo attenerci alle stesse regole in questo momento. Anche parlamentari. Per me sì. Dovrebbero stare a casa, se sono positivi. Sono sconcertata io nella maniera, sia per questo virus che ci è capitato e per tutti questi parlamentari.
sempre a loro disposizione. Una deroga che per molti ha il sapore di due pesi e due misure. Perché chi è in isolamento non può uscire, però per andare a votare un presidente che forse manco vogliamo, sì. Se sono vaccinati, ancora, se uno non è vaccinato, perché lo faccia da casa, non so. Tu dici se non sono vaccinati che stiano a casa? Le regole devono valere per tutti, sì. Il palazzo sempre più distante agli occhi dei cittadini, proprio nel giorno in cui scatta il nuovo obbligo di Green Pass anche per andare da parrucchieri e estetisti. Adesso ci mettiamo a fare anche questa cosa qui, e sperando che finisca più presto, perché insomma la situazione è quella che è. Ma dai, ma di cosa stiamo parlando? Ci prendono, scusa, per i fondelli, Cioè, a noi ci fanno le menate... Loro invece... Mi sembra giusto che debbano andare, facciano il loro lavoro, sperando che scelgano la persona giusta.